Avventure in Valtellina. Vai, vai, beh, vai, beh, vai, beh, 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 beh. Io proporrei di fare dei tour con voi. Potreste portare gli zaini dei turisti, vero? Ti lascio andare, va. Ciao. Vai dalla mamma, vai dalla mamma. Questa è la classica gerla, non so come si chiami qua. È la cosa con la quale si va in alpeggio a portare la roba e qui si porta il fieno. Senta, Eccolo cosa qua. si portava con queste qua? Questo si portava il fieno e la legna. Qui il letame, le patate. Ma era pesantissimo. Cioè, questo è il fieno. Ma che gente Era era! gente di montagna che. Gente tosta della Valtellina. La gente che ha reso questa regione uno dei luoghi più apprezzati dal turismo. Gente che coltiva e produce una grande quantità di prodotti tipici. E io sono in Valtellina proprio per scoprirli. Ecco, qui è la bottega del Bitto. Il Bitto è il formaggio più rinomato, più importante di qui, della Valtellina. È una specialità incredibile della zona che si fa solo qui, in alta montagna, negli alpeggi. E per farlo c'è una capacità, una perizia, un sacrificio, un lavoro incredibile. Andiamo dentro. Che profumo! Questa è una bottega tradizionale qui a Morbegno, 1800 di quanto? 1883! 83! È rimasta così! È stata così. E quindi praticamente qui c'è la tradizione vuole che si venda il Il Bitto. Il Bitto. Bitto classico. Classico? Sì. Quello che viene servito addirittura al Papa. Anche quello. Anche Anche a lui. Ma oltre a servire il Papa, questa bottega è un appuntamento da non perdere per il turista slow tour. Poi qui c'è la cantina. Questo è il caveau di una banca, ma invece dell'oro che cosa c'è? Il Bitto. Ma il vero tesoro è la memoria storica del signor Ciapponi. Da quattro generazioni la sua famiglia produce e vende il Bitto della Valtellina. Si chiama Bitto, che nasce il fiume là che costeggia Morbegno. Certo. Quello è il nome che ci ha dato il formaggio. Il signor Ciapponi conosce tutti i segreti del Bitto e mi racconta come venivano scelte le mucche da latte per produrlo. Allora si andava nelle stalle, vedevi le mucche sdraiate, prendevi un martelletto di legno, non di ferro, di legno, picchiavi ginocchio, stinchio e unghia. Quando la mucca dà un segnale così abbastanza, era sana. Allora la portai in montagna. In montagna vuol dire che da giugno a ottobre le mucche venivano e vengono ancora portate oltre i 1000 metri al fresco, in alpeggio appunto, dove l'erba fresca e il clima permettono di produrre in loco il tipico formaggio Bitto. Sono cose importantissime perché, cioè, sono le cose vere che bisogna Che sapere. bisogna fare. Il signor Ciapponi mi racconta che la lavorazione del formaggio si fa ancora come una volta, con gli stessi strumenti. Vede questa, è la lira si chiama. Questa? Quella lì, brava. Lei la mette giù in mezzo alla caldaia, Ah, e la la gira. gira e la porta a chicchi di mais. Lei ne prende un chicco. Se il chicco schiacciandolo così si sbriciola, non è fatto bene, deve essere elastico. Anche la forma della fasciera, lo stampo che contiene il formaggio fresco, è molto importante. Cosa molto importante è lo spigolo, che non ci sia spigolo, ma sia Perché lisciato adesso e più un po' tondo. vi dico per cosa.
e con uno spigolo stringeva e usciva più il seno. Ah, certo, perché gli dava più forza, andava dentro e stringeva. Sì. Ma il bitto, per essere bitto, il primo anno deve essere stagionato solo su assi di legno e trattato con molta cura. Cioè lo gira così adesso, e poi lo gira anche così. Pesa un po'. Prende così, lo gira così, lo mette dentro, girando l'asse. Dopo un anno, fatto così, sì, si mette verticale. Sì. E senta, la forma più vecchia che ha? Adesso ve lo dico. Allora, 3 anni, 2, 5, 5, 10, ma no! Sì. Eh sì, che fortuna aver incontrato il signor Ciapponi. Bisogna fare tesoro del suo sapere per continuare con una tradizione che ha qualcosa di straordinario. Un formaggio che ha sempre più valore con il tempo. Il tempo che ci sfugge e che invece dà valore alle cose, come nel caso del bitto. Facciamo una foto, eccoli qua. I due fratelli, Dario e Primo.